15 ottobre scenderemo a Roma perché non perché ci sia una data particolare che ha un particolare significato legato al nostro Presidente del Consiglio, le varie robe, votazioni, fiducia, ma è una data che è stata data fuori da un movimento che fortunatamente per la prima volta interessa tutta Europa e anche tutto il mondo. Come abbiamo visto, come è successo a Madrid prima, la stessa Val di Susa, piuttosto che a New York, effettivamente in tutto il mondo si sta muovendo qualcosa, non solo qui in Italia, e Roma è la prima data forse unificata di tutta Italia che c'è appunto a cui possiamo partecipare, per quello che il 15 noi saremo a Roma. Beh, andiamo a Roma sicuramente perché ci sentiamo parte e vogliamo fomentare un movimento di rivolta globale contro questo sistema economico e finanziario che è basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sulla natura, su un capitalismo ormai selvaggio senza limiti, in cui i grandi speculatori finanziari, le grandi istituzioni bancarie ormai dominano il mondo e impongono ai governi e ai popoli una vita sempre più precaria e sempre più disumana. Il 15 ottobre per noi è un'occasione dell'inizio di una mobilitazione permanente e un'indicazione anche di conflitto sociale permanente e indipendente al di fuori di ogni logica elettorale di partito, e che sappia e che voglia respingere al mittente tutti i diktat della BCE e dell'elite economica mondiale e rispettivi esecutori in Italia. Per questo è fondamentale, secondo me, che la manifestazione, l'iniziativa del 15, che è un'iniziativa internazionale, non si fermi alla sera e la conta della partecipazione degli stessi. Deve essere un'iniziativa che già dalla sua attuazione metta in pratica lo strumento del conflitto e non si accontenti della sua semplice rappresentazione. La FIOM, almeno nell'ultimo periodo, è sempre stata una delle organizzazioni che ha aderito spesso alle iniziative che in qualche modo, o addirittura in alcuni casi si è fatta promotrice di iniziative che logicamente riguardano non solo ma anche i lavoratori che la FIOM rappresenta, quindi il mondo da noi rappresentato, e in questo caso penso che sia una delle iniziative su cui la FIOM ha aderito, perché appunto fa parte appunto di una di quelle iniziative a cui facevo riferimento prima, cioè un'iniziativa che addirittura questa carattere europeo, questa giornata di carattere europeo, che sostanzialmente vuole far emergere le situazioni di criticità e di sofferenza che hanno un po' tutti i paesi europei, e in special modo riguarda questa sofferenza ai lavoratori che noi rappresentiamo. È per quello che noi il debito non lo paghiamo, noi non siamo responsabili di questa macroeconomia che alla fine non ci tocca mai se non il portafoglio, se non quando noi alla fine dobbiamo pagare il biglietto del pullman piuttosto che pagare l'affitto. La data del 15 è anche un po' significativa anche per Bergamo, anche qui ci sono dei piccoli percorsi che partono, per quanto possa essere grande la città, che però alla fine ha portato a far sì che questo 15 ottobre ci fosse più gente del solito che parte della città e si muove per andare a questa manifestazione. 10 anni fa siamo stati a Genova tutti insieme, centinaia, siamo partiti da Bergamo per denunciare alcune cose come la finanziarizzazione dell'economia, la guerra come strumento di politica ormai, e purtroppo a 10 anni di distanza vediamo che tutto quello che avevamo, diciamo così, predetto si sta drammaticamente avverando. Io sinceramente penso che non ci sono molti margini ormai. La situazione è veramente incandescente. Da una parte c'è l'esigenza di del capitale sostanzialmente, che impone delle scelte definitive, quindi un regresso di civiltà clamoroso, la distruzione di tutti i diritti per come li abbiamo conosciuti negli ultimi 60-70 anni, e dall'altro c'è un movimento che si sta diffondendo in maniera vorticosa e vertiginosa. Pensiamo alla primavera araba, pensiamo prima ai movimenti
e contro la globalizzazione neoliberista, che hanno prodotto movimenti mondiali e anche un, diciamo così, una primavera, per esempio in America Latina. Oggi però la situazione è diversa, cioè non è più un movimento, tra virgolette, di persone illuminate che lottavano per i propri diritti in parte, ma probabilmente anche per il futuro dell'umanità e dei nostri fratelli nel mondo. Oggi siamo noi investiti anche da questo vortice distruttivo. Non è una data italiana, è un'iniziativa internazionale che deve essere colta come passaggio, non è un rituale, non deve essere un rituale, non è una data di arrivo, è un percorso che deve essere indicativo di uno strumento che dobbiamo attuare, cioè lo strumento del conflitto. Deve essere di per sé la manifestazione, la pratica, l'attuazione della pratica del conflitto, e non correre il rischio che, come è successo anni passati, che tutto ciò possa essere trasformato invece nella rappresentazione dello stesso, limitandosi a una conta delle persone che hanno partecipato alla manifestazione. Questo è un rischio che non dobbiamo correre, che dobbiamo essere consapevoli e responsabili, che se e come tornare da Roma determinerà anche la scelta rispetto al tipo di iniziative che avremo sul territorio, e è nostro compito di riportare questo tipo di strumento, questo tipo di attuazione sul nostro territorio, nel nostro percorso. Quindi cancellare il contratto nazionale vuol dire cancellare 50 anni di storia sindacale nel nostro paese. Governo e non solo pensa che per competere il nostro paese abbia la necessità di ridurre i diritti di quelli che ce li hanno. Noi pensiamo invece che i diritti vanno estesi a quelli che non ce li hanno, e la competizione va fatta invece alzando il livello della nostra industria, cosa che il governo in questi anni non ha mai fatto. Però di sicuro non sono indignato di fronte a persone che non si fanno scrupoli, non si fanno scrupoli con praticamente il 99% della popolazione. C'è chi dice che siamo il 99%, è vero, questo è innegabile, siamo il 99% e di sicuro non siamo indignati, siamo incazzati, siamo arrabbiati, siamo all'ultimo, stiamo raschiando il fondo del barile, ecco, piuttosto una definizione più complessa come quella ci può stare. Ma l'indignazione è proprio l'ultimo delle parole che utilizzerei per definire il nostro stato. E quindi dall'altra parte appunto c'è un movimento che si sta espandendo. Pensiamo alla primavera araba e pensiamo alle rivolte che da Londra a Parigi, da Atene a Madrid, passando per l'Italia e per esempio in Cile in questo momento, sta duramente contestando questo sistema. Corriamo il rischio che abbiamo già corso in altre epoche precedenti di annullare tutto, di essere strumentalizzati al fine di cambiare un governo piuttosto che un altro, ma che poi per la fine dei cittadini, per quello che sono i lavoratori, per quello che sono i disoccupati, i precari, non è mai cambiato nulla. È un'iniziativa a cui abbiamo aderito e cui portiamo le nostre caratteristiche, cioè la caratterizziamo con le nostre, con quelle che sono le nostre rivendicazioni, che partono, cioè che hanno il culmine, diciamo così, la cosa principale è la riconquista del contratto nazionale, che è una delle cose su cui noi stiamo lavorando in questi giorni e ci vedrà lavorare fino al 28, quando è il giorno in cui terminerà il referendum tra i lavoratori.